Ciao, sono Paolo Valzania e faccio lo sporca carta, cioè il grafico. E vi voglio presentare come è cambiato il mio modo di navigare e cercare, per cercare diciamo, ispirazione, principalmente visiva. Tutta la ricerca che faccio per il mio lavoro negli ultimi 10 anni è cambiata completamente. Sono passato da uno stile di navigazione completamente diverso, come si dice nel marketing, sono passato da uno stile pull a uno push. Cioè, prima andavo a cercare, adesso sono diciamo, le informazioni che arrivano a me. E nel farlo, diciamo, ho creato una sorta di metodo, una tecnica molto ottimizzata. Faccio un passo indietro e illustro come navigavo e cercavo, che magari è un modo che si fa comunque ancora adesso. Cioè, navigavo portali dedicati, tipo QBN, Kate & Kate, Dolly Design, che era italiano. E da questo, era un blog multiutente, trovavo moltissime altre fonti. Quindi trovavo siti portfolio, trovavo blog, trovavo forum, dove discutevo, dove trovavo immagini, dove trovavo l'ispirazione. Adesso invece cosa ho fatto? La mia tecnica si è migliorata. Come dicevo prima, da uno stile pull a uno push, più che cercare, ricevo. In che modo? Utilizzando due strumenti che credo qua utilizzano tutti, cioè tramite gli RSS feed e Twitter. Quello che ho fatto... un account di Google Reader, che non dico testato, ma è effettivamente molto comodo, e il microblogging di Twitter. Questi due canali ho tentato in qualche modo di sovraottimizzarli per la ricerca. Quello che fanno tutti, abbonarsi con gli RSS, quello che ho fatto io è catalogare in maniera meticolosa tutte le mie iscrizioni. Sono molto ben definite. Invece con Twitter il discorso è diverso, perché oltre al flusso normale ho creato delle liste per argomento. Purtroppo Twitter cosa fa? Mette un limite di 20 liste per il mio account. Un escamotage per sopperire a questo limite è quello delle liste di altri utenti. Quindi ho cercato nel mio campo, ad esempio la grafica, di cercare liste di altri Twitter grafici, designer, tipografi. E un'altra cosa che faccio magari per monitoraggio per il mio lavoro, alcune ricerche si possono salvare come liste e in questo caso non ci sono limiti, quindi ho uno spazio ampio per altri tipi di liste. Il mio comportamento con gli RSS feed, sfoglio, trovo i nuovi siti e mi ci abbono. E con cosa li uso? Li uso con Feedly. Twitter seguo e listo, o listo e basta, e li seguo con Hootsuite. Vi voglio parlare di questi due strumenti che io per il mio lavoro ritengo migliori. Feedly cos'è? È un componente aggiuntivo per i maggiori browser e legge il mio account su Google Reader in maniera visiva. Infatti lo preferisco, forse perché è grafico, perché ha un aspetto completamente diverso. Come si può vedere e come lo preferisco, è come Google Reader ma è più bello. È visivamente più accattivante. Ha delle anteprime delle immagini, ha tutte le mie categorie, posso iscrivermi e ritrovare agganciato perfettamente al mio account di Google Reader. Cosa posso fare? Quali sono i vantaggi? Posso ripubblicare su moltissimi social network. Posso al suo interno consultare il mio account di Twitter, vedere le mie mention. E un'altra cosa, per scrupolo, è posso vedere anche Yahoo Finanza, vedere l'andamento di alcuni titoli. Invece con Hootsuite, che è anche questo un componente aggiuntivo per tantissimi browser, è anche un'applicazione standalone che può girare senza il vostro browser. Cosa fa Hootsuite? Mi dà praticamente la consultazione contemporanea di tutti i flussi che ho di Twitter, cosa che su Twitter non riesco a fare. Cioè posso vedere simultaneamente tutti quelli che sono i canali di Twitter, ma oltretutto posso vedere anche tutte le mie liste o tutte le liste a cui sono iscritto. I suoi vantaggi sono anche questi molteplici. Posso in questo caso ripubblicare in altri social network o addirittura in blog, ad esempio dentro WordPress. Cioè non è un Twitter ma può diventare un piccolo post su un blog, oppure ripostarlo all'interno di una Facebook page. Altra cosa che è a rischio per me, ricevo un sacco di informazioni, ogni mia lista è molto densa, all'interno di Hootsuite posso creare liste a più parole chiave e oltretutto posso filtrare questi flussi qui. Come dicevo, ne ricevo una quantità, il vantaggio di filtrarli ulteriormente mi dà la possibilità di cercare veramente quello che mi serve, quello che sto cercando. E un consiglio su questa tecnica qui è, per non dover cercare le ricerche, ogni tanto faccio le pulizie. Cioè, inevitabilmente, naturalmente, molti RSS sono meno interessanti, alcuni Twitter calano la risposta che mi danno e faccio le pulizie. E comunque cercando e sfogliando, voglio dire, come grafico, devo dire che
un buon libro mi dà ancora la sua bella emozione e mi può dare quello che sto cercando per la mia ispirazione. Grazie. Grazie.